Gran Premio d'Australia, prima gara della stagione a Melbourne, un circuito non cittadino, quindi diverso dalla maggior parte delle piste in cui si corre il mondiale, in una bella locazione con un lago, con un parco vicino al tracciato, una pista che presenta diverse curve veloci, che presenta un asfalto appunto non permanente, quindi non troppo liscio, e che mette, diciamo, in seria difficoltà l'impianto frenante della vettura. È una pista che dal punto di vista della meccanica offre dei challenge interessanti alla vettura. Per avere una buona prestazione a Melbourne serve avere una combinazione di carico aerodinamico, quindi un carico medio-alto, e una potenza, diciamo, combinata a un recupero di energia superiore alla media. Quindi nell'arco di una stagione, diciamo, serve avere sia carico che potenza superiore alla media in questa pista. Dal punto di vista invece dei consumi, a Melbourne possiamo rilevare probabilmente il consumo più elevato di tutta la stagione. Per quanto riguarda le caratteristiche delle curve, a Melbourne abbiamo una combinazione di curve a bassa velocità assieme a diverse curve ad alta velocità, molto impegnative per il monoposto, ed alcuni cambi di direzione che sicuramente vanno ad evidenziare le caratteristiche di handling della vettura. Focalizzando la nostra attenzione sull'utilizzo degli pneumatici in un circuito cittadino come quello di Albert Park, possiamo rilevare un'evoluzione del grip abbastanza importante durante il weekend. La pista è sporca il venerdì e tende a gommarsi durante l'utilizzo delle vetture sia il sabato che la domenica. È una pista che tende a stressare particolarmente le gomme posteriori, quindi dare un degrado delle stesse, e il tutto spesso è anche influenzato dalle condizioni meteo, che sono abbastanza variabili e poco prevedibili di anno in anno. In conclusione, una gara e soprattutto un weekend molto interessante, con diversi colpi di scena che possono derivare dalle nuove qualifiche, dall'utilizzo delle gomme che prende delle variabili in più, e in generale dal fatto che è la prima gara per tutti e quindi con tante cose da scoprire sulla vettura, sia come prestazione, come utilizzo delle gomme e come affidabilità.